Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video teoria per quanto riguarda il mondo di One Piece. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere questo video, gli altri video che trovate sul canale e il canale stesso con i vostri amici in modo tale da far iscrivere anche loro, di lasciare ovviamente un bel like se il video vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti appena riesco li recupero, di ovviamente seguirmi sui vari social, quindi link in descrizione per quanto riguarda Instagram, dovrete contattarmi in privato, vedere meme, sondaggi, essere aggiornati quando escono nuovi appuntamenti, vedere post, eccetera, connettami in privato, scambio, compro, vendita di carte, figurine, eccetera. Tra l'altro, vi ricordo che abbiamo inaugurato da un paio di settimane la domenica degli shorts, dove appunto ogni domenica pubblico uno shorts, quindi praticamente un video di meno di un minuto, dove per il momento sto pubblicando un po' random alcune carte, soprattutto di One Piece che posseggo. E quindi, insomma, vi rilancio anche a questo nuovo appuntamento della domenica, appunto, proprio perché la domenica è un giorno di riposo, quindi facciamo video molto, molto brevi di intrattenimento, dove vi mostro appunto le carte che ho. E poi ovviamente potete seguirmi sugli altri social, quindi su TikTok e su Twitch, dove continueremo a portare nuovi contenuti. Ricordandovi la sezione abbonamenti attiva e ringraziandovi come gli abbonamenti e ringraziandovi come sempre di tutto il supporto che dimostrate per questo canale, quest'oggi veniamo con la nostra a dirvi, come diceva una vecchia opera teatrale, praticamente di una teoria che è nata, diciamo, un po' per gioco per quanto riguarda la live della settimana scorsa, con diciamo che abbiamo avuto come ospite Dark Nerd, che ringraziamo e salutiamo, ma che in realtà poi ragionandoci sopra, è molto azzardata. Vi do già questa premessa, quindi comunque prendetela come una teoria. Con le giuste e dovute pinze, che però secondo me, se dovesse essere attualizzata e attuale, o comunque semplicemente veritiera, sarebbe molto interessante, visto che comunque molte volte con alcune teorie strane ci abbiamo preso, chissà, magari ci prendiamo anche stavolta. Chi riguarda questa teoria? Riguarda due dei personaggi che secondo me, come già ben saprete se avete recuperato i video che vi lascerò e che vi ho già lasciato, ma che comunque due personaggi che secondo me saranno molto importanti e fondamentali. Non solo per la risoluzione della saga di Egghead, come abbiamo detto nel video teoria su come potrebbe finire questa saga, ma anche per quanto riguarda la macrotrama. E infatti Oda già sta andando verso questa direzione, quando il vostro Shinigami ve lo diceva dalla primissima volta che abbiamo visto nel primissimo capitolo di Saga, praticamente il personaggio di Jewel Bonnie, oltre al personaggio di Luffy, che ovviamente è importante per una questione proprio di trama perché è il protagonista. Quindi i due protagonisti di questo video sono principalmente Jewel Bonnie e Monkey D. Luffy, ma soprattutto il vostro Shinigami. Dalla prima volta che ho visto Jewel Bonnie come personaggio lo stradora e lo sapete, ma da quando l'ho vista proiettata in questa saga, una saga così importante dove si parlava di Vegapunk, dove si parlava comunque di un post Wano, dove si parlava della prima saga di Luffy, imperatore, eccetera, lo sapete, ho sempre posto l'attenzione su questo personaggio nel video teoria, dove ipotizzo che sarà lei la chiave di volta della risoluzione di questa saga, ci credo ancora, e oggi aggiungiamo un tassello in più, in base anche a quello che stiamo vedendo, non solo in relazione del personaggio di Bonnie al personaggio di Orso Bartolomeo. E anche in questo video che vi ho lasciato ne abbiamo parlato 4 anni fa, quindi quando nessuno ipotizzava un rapporto tra Orso Bartolomeo e Jewel Bonnie, il vostro Shinigami già c'era, ma che riguarda, stavolta facciamo un passo ancora un pochino più avanti, ovvero sia riguarda anche una probabile parentela con il personaggio di Monkey D. Luffy. E già vi sento tutti voi urlare, scandalizzate, dire: ma come, Shinigami? Lo sappiamo tutti che praticamente Monkey D. Luffy è il figlio di Monkey D. Dragon, che è anche a sua volta il figlio di Monkey D. Garp, l'eroe della Marina. Che tra l'altro Oda, in questa diciamo parte di storia da Wano in poi, dove il protagonista, nonché appunto Luffy, in quanto Luffy, diciamo, sta prendendo molto più spazio, ha voluto nel frattempo anche, diciamo, ampliare l'orizzonte in maniera ovviamente molto secondaria, ma comunque determinante, anche sugli altri due membri della famiglia Monkey al momento conosciuti. E quindi Garp l'ha presentato da un punto di vista del concetto anche del maestro che deve affrontare i suoi ex allievi, e qui ha ricordato anche un po' Kakashi quando ha dovuto affrontare i suoi ex allievi Sasuke. Diciamo, andando anche un po' a ribaltare la classica storia dell'allievo che supera il maestro, ma soprattutto dell'allievo che di solito deve
seguire il bene andando a combattere il suo ex maestro che lo ha allenato e che si è corrotto. Qui invece è un po' tutto il contrario. Garp deve combattere il suo ex allievo Okiji, che a tutti gli effetti per ora è alleato di un imperatore pirata, andando però al tempo stesso a motivare i suoi nuovi adepti, tra cui appunto Kobi, che sappiamo essere sicuramente il perno principale per quanto riguarda il futuro della Marina. E poi Oda ha dato spazio anche, per esempio, al personaggio di Dragon da un punto di vista soprattutto di un altro personaggio molto ben legato a Rufy e anche a Bonnie, perché è legato anche a Ace, e sappiamo quanto Bonnie pianse per la morte di Ace. Oda decise proprio di porre l'attenzione su questo personaggio, ma nel video dove ipotizzo il rapporto di Jewel Bonnie non solo con Orso Bartholomew, e già ci abbiamo preso, ma anche con Goldie Roger, tra l'altro padre di Ace, e con Big Mom, nel video che vi ho sempre lasciato, ne abbiamo già parlato. Comunque, Oda sta ponendo l'attenzione su Dragon anche in relazione a Sabo, che è appunto un personaggio legato a Ace, ma anche a Rufy. Detto questo, quindi, Oda sta non solo gettando sempre un po' più l'attenzione sui membri della D, ma soprattutto sui Monkey. E quindi per questo motivo, diciamo, è stata un po' la base che mi ha fatto poi creare la teoria. Perché da un lato, appunto, nel concetto di Told nel mondo, Oda sta ponendo l'attenzione sulla famiglia Monkey, sulla famiglia di Rufy. All'interno invece della saga di Egghead, Oda sta ponendo l'attenzione sulla famiglia di Bonnie, e cioè in particolar modo appunto su Jewel Bonnie, protagonista attiva della saga, della storia contemporanea, non solo perché ha riallacciato, diciamo, i rapporti con l'anima, con i ricordi e con quelli che è il passato, il flashback, che quindi ha permesso la creazione del flashback di God Valley, dove magari ci faremo un video apposito anche per questo tema, proprio perché sarà la base del grande incidente, dove appunto Figarland avrà probabilmente lasciato Shanks lì in fasce, e poi Roger l'ha incontrato, eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia. E poi perché personaggio attivo Jewel Bonnie, anche proprio in azione contro addirittura un Gorosei, un asso di saggezza, che comunque è la massima autorità governativa del mondo, e sul suo padre Orso Bartholomew, che ha, diciamo, anche lui un grandissimo background alle spalle, adesso lo analizziamo anche per analizzare i rapporti tra le due famiglie, e che tra l'altro è molto attivo non solo adesso, perché appunto è un personaggio che comunque si sta muovendo, è arrivato a Marigioa, ha dovuto affrontare il grande ammiraglio Sakazuki ed è risparito, ma anche perché Orso Bartholomew, ci faremo un video approfondimento anche solo e soltanto su questo personaggio, è tra l'altro un personaggio molto devoto al concetto di sacrificio, ma soprattutto è un personaggio che non solo come corpo principale, ma è il protagonista di questa saga, perché comunque tutto è riconducibile, ricondotto a Orso Bartholomew. I PIX 3, i 50 PIX 3 armi presenti sul posto a Egghead hanno proprio le sembianze e le fattezze di Orso, così come all'epoca i PX alle Sabaudi, e sappiamo quanto questa saga è collegata a quella delle Sabaudi, ma ci farò un video apposito per analizzare tutti i collegamenti, che sono tantissimi, credetemi, tra le due saghe, così come quindi che fu una saga molto importante anche per la ciurma di Rufy. Anche per la ciurma di Rufy, ma adesso ne parliamo, così come PX2, personaggi importanti anche nel post time skip, così come tra l'altro il Serafino di Orso Bartholomew, ex membro della flotta delle sette, quindi insomma tutto riguarda il personaggio anche di Orso Bartholomew. Quindi questa saga, anche se non è immediatamente riconducibile, Oda sta ponendo l'attenzione sulle due famiglie di Bonnie e di Rufy, anche perché di Rufy con Dragon ci ha presentato anche il flashback, diciamo il rapporto con Vegapunk, però collegato anche molto al personaggio di Orso Bartholomew, e nell'ultimissimo capitolo, iniziando il flashback di Orso, si vede tra l'altro come probabilmente nascerà anche l'armata rivoluzionaria. Quindi Dragon probabilmente salve anche lui, forse presente a God Valley, bisogna capire perché. Forse perché era con il padre Garp. Noi sappiamo che a God Valley succederà il casino, perché ci sarà Gold Roger e Monkey D. Garp che si alleeranno contro appunto Xebex,
Roxy di Xebec, e quindi tutta la ciuma dei Rox, dove però nel frattempo sono presenti anche i nobili e adesso scopriamo anche Figarland. Quindi a God Valley ci sono probabilmente Figarland Garling, cioè il padre di Shanks, Gold Roger, il padre di Ace, Monkey di Garp, il padre di Dragon, e Orso Bartholomew, il padre, quindi Dragon padre ovviamente di Luffy, e Orso Bartholomew padre di Bonnie. Quindi comunque la saga dei padri God Valley. Ma cosa ci serve nell'analisi? E secondo me, secondo diciamo la mia teoria, adesso ve la spiego, non è così impossibile ipotizzare a questo punto un rapporto di parentela anche tra Bonnie e Luffy, non solo perché appunto entrambi sono, come abbiamo già detto, figli di famiglie importanti, non solo perché Oda sta ponendo l'attenzione sulle famiglie, non solo perché sono entrambi supernove, Jewel Bonnie, ci abbiamo fatto appunto in video analisi, è comunque un personaggio molto intricato nella storia, Luffy è intricato nella storia perché è protagonista, ma perché a questo punto c'è un altro personaggio presentato nell'ultimissimo capitolo che può far pensare a un rapporto tra i due, ovvero sia Ginny, insieme presentata tra l'altro insieme a Ivankov. Ivankov è un personaggio che comunque anche lui ha da dire molto, anche il rapporto a Dragon e il rapporto a Luffy. Comunque, quindi, la teoria del vostro Shinigami è che a questo punto si potrebbe ipotizzare che Jewel Bonnie e Monkey di Luffy non siano altro che fratellastri. E voi direte: ma come, Shinigami, ma cosa stai dicendo? Ebbene ragazzi, ora vi spiego. Prima di tutto sarebbe veramente molto interessante da questo punto di vista, anche perché, semplicemente noi sappiamo quanto One Piece è sicuramente un'opera classica, sappiamo però anche quanto One Piece cerca di discostarsi dal, in alcuni termini, dall'essere banale o dal copiare i masterpiece come Naruto, Dragon Ball, come i classici shonen, proprio perché altrimenti sarebbe la brutta copia di un qualcosa già visto. Se Naruto per esempio rappresenta il concetto di famiglia del protagonista come la classica famiglia, padre, madre, storia d'amore bellissima che poi si sacrificano insieme per il loro figlio in fasce, e Dragon Ball invece rappresenta un concetto di famiglia completamente atipica, Goku ha una moglie senza sapere neanche lui come ha fatto a sposarsi, ha dei figli che però in qualche modo non riesce sempre ad accudire, molti pensano che Goku non sia un buon padre, ma in realtà Goku ha semplicemente delle responsabilità verso il multiverso, a questo punto veramente molto esagerate. One Piece allora è chiaro che sta ponendo piano piano l'attenzione anche sulla famiglia del protagonista, la madre di Luffy ancora non si sa chi è, non si sa cosa ha fatto eccetera eccetera, però sarebbe sicuramente molto innovativo in un'opera come One Piece che comunque ha delle innovazioni anche come tematiche, denunce sociali, ambientali, di schiavitù eccetera eccetera, magari sarebbe molto interessante vedere la famiglia del protagonista non come la famiglia classica, ma anche qui come una famiglia allargata, dove la madre del protagonista non è semplicemente la madre del protagonista, ma è anche la matrigna di qualcun altro, o per meglio dire, la madre sarebbe la stessa, in questo caso sono i padri che sono i padrini l'uno dell'altra, che è un po' anche quello che succede in Attacco dei Giganti, dove Eren Yeager alla fine è appunto, non voglio fare troppo spoiler, però ha un fratellastro che ha avuto, hanno avuto lo stesso padre ma madri diverse, e qui sarebbe il contrario, padri diversi, cioè Monkey D. Dragon e Orso Bartholomew, che tra l'altro sarebbero i cofondatori dell'armata rivoluzionaria con anche Ivankov, che tra l'altro è stato presentato insieme a Ginny, e Ginny sarebbe probabilmente la madre di Jewel Bonnie, perché come viene presentata ha un carattere molto allegro, è una mangiona, e tra l'altro appunto è nei ricordi di Orso Bartholomew in relazione a Jewel Bonnie, ma a questo punto potrebbe essere anche paradossalmente la madre di Luffy, e voi direte perché. Prima di tutto fateci caso, Jewel Bonnie e Luffy hanno un carattere molto simile, a volte sbadati, a volte molto gioiosi, a volte molto focosi e a volte anche molto determinati. Sono entrambi delle supernove, Jewel Bonnie ha comunque tanto da poter dire e è stata buttata in mezzo proprio in questa saga. Poteva succedere prima, poteva succedere dopo, poteva non succedere proprio. Quindi sicuramente è molto interessante. Tra l'altro analizziamo però più che i figli, i padri. Dragon con Jewel Bonnie in teoria non ha nulla a che vedere per il momento, se non che c'è questa figura femminile di Jenny che appunto in qualche modo è per il momento, Ginny scusatemi, è per il momento l'unica donna
presentata all'interno dell'Armata Rivoluzionaria, creata e capitanata da Monkey D. Dragon. Sappiamo che di solito nei classici shonen, nelle classiche storie, quando c'è la figura, l'unica figura femminile in un gruppo di uomini o comunque in un gruppo che poi farà qualcosa, è quella figura femminile, poi di solito quella che diventa la moglie del capo. Ok? Quindi l'unico teoricamente rapporto per il momento su cui posso basarmi tra Jewel Bonny e Monkey D. Dragon è questo, cioè Jewel Bonny probabilmente è la figlia di Ginny, Ginny è l'unica donna all'interno del gruppo, Dragon è il capo del gruppo, potrebbe essere questo. Bonny ha un carattere simile a Luffy e potrebbe essere questo, ma io analizzerei più che altro la figura di Orso Bartolomeo. Orso Bartolomeo appartiene a una razza particolare, che tra l'altro in qualche modo è devota a Nika. Luffy è Nika. Seconda cosa, Orso Bartolomeo sì, ha un rapporto con Monkey D. Dragon, ma è anche colui che è stato il perno principale che ha poi scisso la ciurma 2 anni fa, ma che ha permesso a quella stessa ciurma di migliorarsi e di essere utili e forti abbastanza da poter affrontare il nuovo mondo. Terza cosa, Orso Bartolomeo, come ultima richiesta cosciente da essere umano cosciente a Vegapunk, è stata, prima poi di cedere completamente la propria anima, è stata quella di poter difendere la Thousand Sunny, nave di Monkey D. Luffy. Fino ad ora noi abbiamo sempre ipotizzato e pensato che fosse un piacere fatto a Dragon. E se fosse invece un piacere fatto al figliastro, cioè al figlio di Ginny, moglie di Orso, ma anche moglie di Dragon, ovviamente in tempi passati, poi bisognerebbe analizzare meglio la questione, oppure Oda potrebbe aprire lo sconfinato mondo del poliamore, insomma, comunque sarebbe sicuramente una novità, un'innovazione e sicuramente un qualcosa in più, sia per Oda per affrontare una tematica molto particolare, così come anche con Ivankov, diciamo, il concetto di trans, comunque è già una tematica particolare, così come tante altre tematiche, come con per esempio Yamato che si fa identificare come uomo, però in realtà è donna, insomma, tutta sta roba qua. E tra l'altro, appunto, sarebbe una novità assoluta per l'ennesima volta che One Piece prenderebbe come primato o comunque tra i vari primati. Quindi, non solo, ma poi c'è da analizzare anche la questione, in qualche modo, appunto, del rapporto che ci sono tra, cioè, nel senso, no, questo, cioè, Orso ha chiesto proprio di salvaguardare la Thousand Sunny. Orso è colui che, quando ha fatto la sua apparizione, sia a Thriller Bark è stato fondamentale, e sia dall'Esabaudo in poi è stato fondamentale, perché ha permesso, appunto, la divisione della ciurma. Orso ha comunque rapporti con il padre di Luffy, e Orso ha sempre avuto un occhio di riguardo per Monkey D. Luffy, e quindi di conseguenza. Tra l'altro, Orso ha un potere che può teletrasportare, quindi spiegherebbe anche Dragon magari ogni tanto come faceva a trovarsi dove doveva trovarsi. Diciamo che è una teoria abbastanza campata in aria, o per meglio dire basata su pochi piccoli elementi. Ginny, ripeto, di carattere mi ricorda molto sicuramente Bonnie, ma anche molto Luffy in realtà. E Mangiona, entrambi sono mangioni, anzi tutti e tre sono mangioni, tutti e tre hanno questo appunto sorriso, tutti e tre, almeno Ginny non conosciamo nulla, però hanno quella faccia anche un po' sbadata, un po' buona. Bonnie e Rufy, appunto, hanno delle caratteristiche comuni. Sono stati gettati entrambi in questa saga fondamentale, dove si parlerà molto anche attraverso il flashback di Vegapunk del rapporto con Dragon, del rapporto con Orso. Dragon e Orso orbitano da decenni sempre nello stesso giro, e quindi di conseguenza potrebbe essere che Jewel Bonny non è altro che la sorellastra di Monkey D. Luffy. Questo spiegherebbe anche perché, praticamente, quando morì Ace, proprio Bonny pianse. E potrebbe, quando Bonny disse "è tutto colpa di quell'uomo", potrebbe anche riferirsi a praticamente Dragon o Orso, o entrambi, o per meglio dire al nonno, cioè Monkey D. Garp, perché a questo punto, ovviamente, se la madre, no, scusatemi, non è il nonno in questo caso, perché Garp non è il padre della madre, però sarebbe il nonnastro, chiamiamolo così. Quindi, se Rufy ce l'ha col nonno direttamente perché ha impedito che Ace morisse, e anche Sabo ovviamente ce l'ha, Bonnie potrebbe avercela non perché è, diciamo, la nipotastra di, appunto, Garp, ma perché appunto
ce l'ha con Garp perché Garp ha permesso la morte del fratellastro del fratellastro. Solo che Ace, Sabo non hanno con Luffy un rapporto di sangue, sono fratellastri di amicizia. Bonnie sarebbe la sorellastra di sangue di Luffy e quindi sarebbe veramente un bel quartetto molto 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 interessante. Tra l'altro Jaguar Bonnie appunto potrebbe addirittura avere dei rapporti di parentela anche con appunto Big Mom, tra l'altro Big Mom gigantessa. Bonnie, figlia comunque di Orso Bartholomew, di una dinastia particolare che ha a che fare anche con Nika e con i giganti e con Erbaf. Se arriverà a Erbaf in futuro, insomma, ragazzi, il cerchio si sta per chiudere. Fatemi sapere quindi voi la vostra qui sotto nei commenti che ne pensate, se possono esserci i presupposti per questa parentela di fratellastri e sorellastre. Recuperatevi gli appuntamenti che usciranno in questa settimana: mercoledì, videocommento del capitolo nuovo di Dragon Ball Super, giovedì, videocommento del capitolo nuovo di One Piece. Recuperatevi gli appuntamenti vecchi, domenica prossima nuovo shorts sulle figurine, recuperatevi i primi due shorts, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video, studiate, fate i bravi, siete umani e ovviamente fatevi sapere la vostra qui sotto i commenti perché sono molto curioso di sapere se questa teoria per voi può avere senso o no, o se avete altre teorie in merito al rapporto che c'è tra Jewel Bonnie e Luffy, perché a me sembra abbastanza chiaro che c'è qualcosa in più, semplicemente da essere due pirati. Ok, e tra l'altro anche Saturn ha adocchiato per uccidere proprio Bonnie e Rufy. Perché? Fatemi sapere la vostra, ovviamente, nei commenti. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.